Signore e signori, buonasera e grazie di essere intervenuti a questa serata inaugurale della nostra stagione teatrale. Dai depliati che avete preso l'ingresso avete un piccolo programma di quello che saranno gli spettacoli nei prossimi mesi. Questa sera noi abbiamo il piacere di presentarvi, oltre a noi, ormai sono 15 anni che ci troviamo qui in questo teatro, abbiamo il piacere di presentarvi un famoso quartetto, un quartetto mandolino in classico. Io adesso chiamerò i componenti e Luca Mereu al mandolino. Enrico Orlando al violino. Alessia Ceccarelli alla viola e Paola Cecconi al violoncello. Loro inizieranno con il quartetto in sol di Hoffmann. Buon divertimento. Thank you.
Fin dal primo giorno Bartolino Fiorenzo s'era sentito dire dalla promessa sposa. Lina? Veramente, ecco, Lina, Lina no, non è il mio nome. Carolina mi chiamo. La buon'anima mi volle chiamare Lina e mi è rimasto così. La buon'anima era Cosimo Taddei, il primo marito. Eccolo là. Glielo aveva anche indicato la promessa sposa, perché era ancora là ridente e in atto di salutare col cappello nella parete di fronte alla poltrona sulla quale Bartolino Fiorenzo stava seduto. E istintivamente a Bartolino era venuto di inchinare la testa per rispondere a quel saluto. A Lina Sarulli, vedova Taddei, non era neanche passato per il capo di togliere quel ritratto dal salotto, il ritratto del padrone di casa. Cosimo Taddei, infatti, la casa in cui ella abitava, lui ingegnere, l'aveva ristrutturata, gliel'aveva lasciata in eredità con l'intero patrimonio. La Sarulli seguitò, quindi, senza notare affatto l'impaccio del promesso sposo. A me non piaceva cangiar nome, ma la buon'anima allora mi disse: «E se invece di Carolina ti chiamassi Caralina, non sarebbe meglio? Quasi lo stesso, ma tanto di più. Va bene?» «Benissimo, sì, sì, benissimo», rispose Bartolino Fiorenzo, come se la buon'anima avesse domandato a lui il parere. «Dunque,
cara Lina, siamo intesi? Concluse la Sarulli sorridendo. E Bartolino Fiorenzo intesi. Sì, sì, intesi, balbettò smarrito di confusione e di vergogna, pensando che il marito intanto guardava dalla parete e lo salutava. Quando, 3 mesi dopo, i Fiorenzo, marito e moglie, accompagnati alla stazione dai parenti e dagli amici, partirono per il viaggio di nozze, diretti a Roma, Ortensia Motta, amicissima della Sarulli, disse al marito, alludendo a Bartolino. Povero figliuolo, ha preso moglie? Io direi piuttosto che gli hanno dato marito. Ma con ciò si badi, la Motta non voleva mica dire che Lina Sarulli, prima Lina Taddei, ora Lina Fiorenzo, avesse più dell'uomo che della donna. No, 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 troppo donna. Anzi, quella cara Lina, fra i due però, via, non si poteva mettere in dubbio che avesse molta più esperienza della vita e più giudizio lei che lui. Lui, tondo, biondo, rubicondo, aveva l'aria d'un bamboccione curioso però, calvo, ma d'una calvizie che pareva finta, come se egli stesso si fosse rasa la sommità del capo per togliersi quell'aria infantile. E senza riuscirci, povero Bartolino. Ma che povero, ma perché povero? Miagolò con la voce nasina stizzito il Motta, vecchio marito della giovane Ortensia, il quale aveva combinato quel matrimonio e non voleva se ne dicesse male. Bartolino non è mica uno sciocco, valentissimo chimico. Ma sì, di prima forza. Ghignò la moglie. Di primissima forza, ribatté lui. Prima che il treno si scrollasse per partire, il Motta aveva detto: Lina, ti raccomando, Bartolino, guidalo tu. Intendeva dire guidarlo per Roma, dove Bartolino non era mai stato. Lei sì, c'era stata, nel suo primo viaggio di nozze con la buonanima, e serbava memoria anche delle minime cose, dei più lievi incidenti che le erano occorsi, minutissima e lucidissima memoria, quasi che fossero passati non 6 anni, ma 6 mesi da allora. Il viaggio con Bartolino durò un'eternità. Le tendine non si poterono abbassare. Appena il treno si arrestò alla stazione di Roma, Lina disse al marito: ora lascia fare a me, ti prego. Giù le valigie. E al facchino che venne ad aprir loro lo sportello: ecco, 3 valigie, 2 cappelliere, no, 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 3 cappelliere, un portamantelli, un altro portamantelli, questo sacchetto, quest'altro sacchetto, che altro c'è? Niente, basta. Hotel Vittoria. Uscendo dalla stazione, dopo ritirato il baule, riconobbe subito il conduttore dell'autobus e gli fece cenno. Come furono saliti? Disse al marito: vedrai, albergo modesto, ma comodissimo. Buon servizio, pulizia, prezzi modici e centrale poi. La buonanima, senza volerlo, ella lo ricordava, se n'era trovato molto contento. Ora anche Bartolino, senza dubbio, se ne sarebbe trovato contentone. Oh, buonissimo figliolo, non fiatava neppure. Stordito, eh? Gli disse. Anche a me ha fatto lo stesso effetto la prima volta, ma vedrai, Roma ti piacerà. Guarda, guarda, Piazza delle Terme, Terme di Diocleziano, Santa Maria degli Angeli e quella là, voltati, laggiù fino in fondo, Via Nazionale. Magnifica, non è vero? Poi ci passeremo. Scesi all'albergo, Lina si sentì come a casa sua. Avrebbe voluto che qualcuno la riconoscesse, come lei riconosceva quasi tutti. Ecco, quel vecchio cameriere, per esempio, Pippo, sì, lo stesso di 6 anni fa. Che camera? Avevano assegnato loro la camera numero 12 al primo piano. Va bene? Bella camera, ampia, ampia alcova, ben messa. Ma Lina disse al vecchio cameriere: Pippo, è la camera numero 19, al secondo piano. Vorreste vedere se fosse libera? Subito, rispose il cameriere inchinandosi. Molto più comoda, spiegò Lina al marito. Ci deve essere un piccolo vano accanto all'alcova. E poi più aria e meno frastuono. Staremo molto meglio. Ricordava che anche alla buonanima era capitato lo stesso caso. Gli avevano assegnato una camera al primo piano e lui se l'era fatta cambiare.
Il cameriere, poco dopo, venne a dire che il numero 19 era libero e a loro disposizione, se lo preferiva. Ma sì, ma sì! S'affrettò a dire Lina, lietissima, e appena entrata ebbe la gioia di rivedere quella camera tal quale, con la stessa tappezzeria, gli stessi mobili, nella stessa posizione. Bartolino restava estraneo a quella gioia. Non ti piace? Gli domandò Lina, spuntandosi il cappellino in specchio sul cassettone. Sì, sì, va bene, rispose lui. Oh, guarda, me ne accorgo dallo specchio. Quel quadretto lì non c'era allora. C'era un piatto giapponese. Oh, si sarà rotto. Ma di, non ti piace? No, 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 niente baci per ora. Col muso sporco. Tu ti laverai qua. Io andrò di là nel mio bucigattolino. Addio! E scappò via felice, esultante. Bartolino Fiorenzo si guardò attorno un po' mortificato, poi s'appressò all'alcova, sollevò la tenda e vide il letto. Doveva essere lo stesso in cui la moglie per la prima volta aveva dormito con l'ingegner Taddei. E da lontano, da un ritratto appeso alla parete del salotto nella casa della moglie, Bartolino si vide salutare. Per tutto il tempo che durò il viaggio di nozze, non solamente poi si coricò in quello stesso letto, ma desinò e cenò anche negli stessi ristoranti dove la buonanima aveva condotto la moglie. Andò in giro per Roma seguendo come un cagnolino i passi della buonanima che guidava nel ricordo la moglie. Visitò le antichità e i musei e le gallerie e le chiese e i giardini, vedendo e osservando tutto ciò che la buonanima aveva fatto vedere e osservare alla moglie. Era timido e non osava dimostrare in quei primi giorni l'avvilimento, la mortificazione che cominciava a provare nel dover seguire così, in tutto e per tutto, l'esperienza, il consiglio, i gusti, le indicazioni di quel primo marito. Ma la moglie non lo faceva per male, non se ne accorgeva né poteva accorgersene. A 18 anni, priva di ogni discernimento, di ogni nozione della vita, è stata presa tutta da quell'uomo. E istruita, e formata, e fatta donna da lui. Era, insomma, una creatura di Cosimo Taddei. Doveva tutto, tutto a lui. E non pensava, e non sentiva, e non parlava, e non si muoveva, se non a modo di lui. E come mai, dunque, aveva ripreso marito? Ma perché Cosimo Taddei le aveva insegnato che alle sciagure le lacrime non son rimedio, la vita a chi resta, la morte a chi tocca. Se fosse morta lei, egli avrebbe certamente ripreso moglie, e dunque ora Bartolino doveva fare a modo di lei, cioè a modo di Cosimo Taddei, che era il loro maestro e la loro guida, non pensare a nulla, non affliggersi di nulla, ridere e divertirsi, poiché ne era il tempo. Ella non lo faceva per male. Sì, ma almeno, ecco, un bacio, una carezza, qualcosa infine che non fosse propriamente a modo di quell'altro. Niente, niente, niente di particolare doveva egli far sentire a quella donna. Niente di suo che la sottraesse anche per poco al dominio di quel morto. Bartolino Fiorenzo cercava, ma la timidezza gli impediva di escogitar carezze nuove. Cioè, ne escogitava, ma tra sé e sé, anche di arditissime. Poi bastava che la moglie, nel vederlo diventar rosso, rosso, gli domandasse... Che hai? Addio. Gli sbollivano tutte. Faceva un viso da scemo e rispondeva, che ho? Di ritorno dal viaggio di nozze, furono turbati da una triste notizia, inattesa. Il Motta, marito di Ortensia, autore del loro matrimonio, era morto improvvisamente. Lina Fiorenzo, che alla morte del Taddei s'era trovata accanto Ortensia e ne aveva avuto conforto e cure da sorella, corse subito da lei per curarla a sua volta. Non credeva che questo compito pietoso dovesse riuscirle difficile. Ortensia via, non doveva essere in fondo troppo afflitta per quella sciagura. Buon uomo, sì, il povero Motta, ma seccantissimo e molto più vecchio di lei. Rimase però costernata nel ritrovare l'amica dopo 10 giorni dalla disgrazia, addirittura inconsolabile.
Suppose che il marito l'avesse lasciata in tristi condizioni finanziarie e arrischiò con garbo una domanda in tal senso. No, no! S'affrettò a rispondere Ortensia tra le lacrime. Ma capirai! Ma che cosa? Tutta quella pena sul serio! Non la capiva Lina Fiorenzo e volle confessarla al marito. Fece Bartolino stringendosi nelle spalle rosso come un gambero di fronte a quella specie di incoscienza della moglie pur tanto sapiente. In fin dei conti, dico, le è morto il marito. E via adesso, marito! Esclamò Lina. Le poteva essere padre a momenti. E ti par poco? Ma non era neanche padre, poi. Lina aveva ragione. Ortensia piangeva troppo. Nel ricevere la visita di condoglianze dei due sposi, ella aveva voluto mostrarsi non tanto a Lina, quanto a Bartolino inconsolabile. E Bartolino Fiorenzo rimase così simpaticamente impressionato da quel dolore della vedova che per la prima volta osò contraddire la moglie che a quel dolore non voleva credere e le disse col volto in fiamme: «Ma anche tu, scusa, non hai forse pianto quando t'è morto?» «Che c'entra?» lo interruppe Lina. «Prima di tutto la buon'anima era...» «Ancor giovane, sì», disse subito Bartolino per non farlo dire a lei. «E poi io...» riprese ella. «Ho pianto, è vero.» «Non molto?» «Molto, molto! Ma alla fine mi sono fatta una ragione, ecco! Credi pure, Bartolino, tutto quel pianto di Ortensia è troppo!» Bartolino non ci volle credere. Bartolino sentì anzi più aspra dentro di sé, dopo questo discorso, la stizza, ma non tanto contro la moglie quanto contro il defunto Taddei, perché comprendeva bene ormai che quel modo di ragionare, quel modo di sentire, non erano propri di lei, della moglie, ma frutto della scuola di quell'uomo che doveva essere stato un gran cinico. Non si vedeva forse Bartolino ogni giorno entrando nel salotto sorridere e salutare da colui? Ah, quel ritratto lì, non poteva più soffrirlo, era una persecuzione, lo aveva sempre davanti agli occhi, entrava nello studio ed ecco l'immagine del Taddei, gli rideva e lo salutava come per dirgli: passi pure, qui era anche il mio studio di ingegnere, lo sa? Ora lei vi ha allogato il suo gabinetto di chimica, buon lavoro, la vita a chi resta, la morte a chi tocca. Entrava nella camera da letto ed ecco l'immagine del Taddei, lo perseguitava anche lì, rideva e lo salutava. Si serva pure, buonanotte. È contento di mia moglie? Gliel'ho istruita bene? La vita a chi resta, la morte a chi tocca. Non ne poteva più. Tutta quella casa era piena di quell'uomo, come sua moglie, ed egli, tanto pacifico prima, ora si trovava in preda ad un continuo orgasmo che pur si sforzava di dissimulare. Alla fine cominciò a fare stranezze per scuotere le abitudini della moglie, se non che queste abitudini Lina le aveva contratte da vedova. Cosimo Taddei, di indole vivacissima, non aveva abitudini, non aveva mai voluto averne, sicché dunque Bartolino alle prime stranezze si sentì rimproverare dalla moglie. Oddio, Bartolino, come la buon'anima! Ma non volle darsi per vinto. Sforzò violentemente la propria natura per farne di nuove. Qualunque cosa però facesse, pareva che a Lina già gliel'avesse fatta quell'altro, che ne aveva fatte veramente di tutti i colori. Bartolino si avvilì, tanto più che Lina mostrava di riprender gusto a quelle scapataggini. Seguitando così, a lei doveva certo sembrare di rivivere proprio con la buon'anima. E allora... Allora Bartolino, per dare uno sfogo all'orgasmo crescente di giorno in giorno, concepì un tristo disegno. Veramente egli non intese tanto di tradir la moglie quanto di vendicarsi di quell'uomo che gliel'aveva presa tutta e se la teneva ancora. Credette che quest'idea cattiva fosse nata in lui spontaneamente, ma in verità bisogna dire in sua scusa che gli fu quasi suggerita, insinuata, infiltrata da colei che invano da scapolo aveva più volte tentato con le sue arti di rimuoverlo dall'eccessivo studio della chimica. Fu per Ortensia Motta una rivincita. Ella si mostrò dolentissima ad ingannar l'amica,
ma fece intendere a Bartolino che lei, prima ancora che egli prendesse moglie via, era quasi fatale. Questa fatalità non apparve a Bartolino molto chiara e da buon figliolo restò deluso, quasi frodato dalla facilità con cui era riuscito nel suo intento. Rimasto per un tratto solo, là, nella camera del buon vecchio Motta, si pentì della sua cattivazione. A un certo punto gli occhi gli andarono per caso su qualcosa che luccicava sullo scendiletto dalla parte d'Ortensia. Era un ciondolo d'oro con una catenella che doveva esserle scivolato dal collo. Lo raccolse per restituirglielo, ma aspettando, con le dita nervose, senza volerlo, gli venne fatto d'aprirlo. Trasecolò. Un ritrattino piccolo, piccolo di Cosimo Taddei, anche lì rideva e lo salutava. Mariti sono mariti cataplasma, anche quando sembrano dei vigorosi atleti inattaccabili dai batteri. Se li sfiora il sospetto di non star bene, immediatamente si sentono poco bene, il che li fa esclamare: «Mamma, sto male!» Quando incontrano un amico medico, più che dargli la mano, gli tendono il polso perché possa controllare le loro pulsazioni. Hanno sempre come un cerchio alla testa, e specie quando sono in casa di amici, raramente si trattengono dal chiedere: «Non avreste due Optalidon?» Sono alla continua ricerca dei più piccoli doloretti. Anche una fitta al mignolo gli va bene per lamentarsi e mandare quel «Ai!», in seguito al quale la moglie, premurosamente ma anche meccanicamente, chiede: «Che cosa c'è?» Al che essi possono rispondere stoicamente: «Oh, niente, la solita artrosi al mignolo». Il marito cataplasma ha la solita artrosi ovunque, così come ha il solito mal di fegato, il solito trigemino e i soliti reni. È una gran fortuna che non accusi malattie insolite, ma se ne scopre qualcuna nuova nelle rubriche mediche dei settimanali in rotocalco, non se le fa certamente sfuggire e le mette subito nel suo repertorio. Una volta alla settimana viene colto da infarto. Colpo allo stomaco, dolore al braccio destro. Stavolta ci siamo proprio. Trimestrale invece lo spostamento del tumore nelle varie parti del corpo. Allo stomaco, per dire, l'ha avuto già 4 volte. I suoi racconti cominciano sempre con: «Ti ricordi quando stavo per morire?» Influenza. O: «Quella volta che mi beccai il colera!» Cacarella. Quando un marito cataplasma si mette a letto febbricitante, quasi sempre non trova alcuna solidarietà da parte del termometro, che segna al massimo 37,2. Alla moglie, che gli pone con ogni delicatezza il termometro sotto gli occhi, il moribondo flebilmente ribatte: «E non è febbre, scusa! Io già scotto quando ho 36,7. Poi, affondando disperatamente la testa nel cuscino in preda al più cupo sconforto, comincia a lamentarsi: «Oh, che cosa avrò questa volta?» Sarà una ricaduta della malattia che hai avuto 8 giorni fa, quando ti sei messo a letto che non avevi nulla e ti sei alzato 2 giorni dopo senza aver avuto niente, dice con molta comprensione la moglie. L'uomo non raccoglie, tutto intento com'è al suo stato di semicoma. «Oh, come un bruciore qui», dice con voce arrochita indicando la gola. «Davvero?» risponde la moglie senza alzare gli occhi dal giornale che sta sfogliando. «Non sarà difterite galoppante?
Si badi bene, l'ipermalato non ipotizza di avere una faringite o una tracheite o una tonsillite o comunque un mal di gola regolamentare per cui sia giustificato accusare un bruciore. Egli non se ne accontenta e deciderebbe subito per l'ipotesi peggiore, cancro, se non lo trattenesse la paura di esagerare. Ripiega però su una difterite galoppante che, insomma, parliamoci chiaro, non è certo un malanno da buttar via. Perché dovrebbe galoppare, scusa? Gli risponde la moglie. Non ho mai visto una malattia che galoppi alla media di 37,2. Potrebbe essere una difterite fredda, esclama il marito un po' orgoglioso della sua trovata. Quella semmai è la polmonite. Polmonite, sì, ho la polmonite, Leonora, sento che è polmonite, si lamenta l'uomo dibattendosi fra le lenzuola, poi aggiunge accoratamente, fate qualcosa per me. E posso farti un tè, dice la moglie continuando a sfogliare il giornale. Oi, 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 fa il morituro cominciando a spostare la voce sui toni nasali a perfetta simulazione di un raffreddore. Oh, che male, che male! Ho i polmoni chiusi come in una borsa. Dentro una borsa, Ruggero? Chiede stupita la moglie. Ma non una borsa nel senso di borsetta, borsa nel senso di borsa! Capisco. E poi ho il buco del naso. Se è per questo, di buchi nel naso ne hai due. Il buco, maledizione, quello che si soffia nel fazzoletto, il buco con la ebbe! Si lamenta l'uomo, rotolandosi su e giù per il letto. Orbene, si rifletta un istante. Se tutto ciò avviene quando il nostro antieroe ha 37,2 di temperatura, che cosa potrà mai accadere quando si accorge di avere 39? Ecco la cronaca diretta dell'avvenimento. Il marito si porta una mano alla testa e accusa un malessere generale, al che la moglie alza le spalle più per abitudine che per effettiva partecipazione. Il marito continua con la sua azione e prega la moglie di mettergli una mano sulla fronte per sentire se scotta. La moglie esegue, ritira la mano alzando le sopracciglia in segno di dubbio. Il marito si fa apprensivo e chiede, ce l'ho? La moglie scatta verso il bagno e ritorna subito con il termometro che applica con perfetto tempismo sotto l'ascella del marito, il quale va già cantinelando, oh, chissà che febbre ho! Ecco, ora la moglie sta esaminando il termometro. Guarda il marito, riguarda il termometro. Il marito grida, allora? La moglie dice, 39. Un urlo si leva compatto dalla gola arrossata del marito. Alla fine! Dal divano l'uomo si trascina carponi verso la camera da letto dove viene spogliato dai figli mentre con l'occhio velato del comatoso flebilmente chiede, voglio Valdoni, chiamate Valdoni. Ecco, ora il marito è a letto. Per suo espresso desiderio gli abat-jour vengono coperti con fazzoletti scuri, tanto che la stanza, più che una camera da letto, sembra già una camera ardente. Siamo al 30° minuto dall'inizio della malattia. Il punteggio è sempre fermo a 39. Il marito continua a lamentarsi. Il tentativo della domestica di dire un rosario accanto al moribondo viene vivamente ostacolato dalla moglie che chiama il medico di famiglia e gli dice «Dottore, stavolta a 39 sul serio, che cosa sarà?» Il medico passa la prescrizione alla moglie. La moglie corre subito in farmacia e subito dopo passa l'aspirina al marito. Il marito sta già delirando. I ragazzi, chiamate i ragazzi, oh, voglio dar loro l'ultimo bacio. 50° minuto, i ragazzi vengono chiamati. 60° minuto, i ragazzi non si spostano dalla loro camera perché Onda Radio Antenna Musica Roma Libera Antirai sta trasmettendo un programma di musica californiana. 70° minuto, il marito si agita nel letto, la moglie gli mette la borsa del ghiaccio sulla testa, ma ecco che l'uomo con un colpo di reni magistrali si alza di scatto a sedere e grida il testamento! Voglio essere cremato! Fine del primo tempo. Durante l'intervallo l'aspirina fa la sua rapida azione. Il secondo tempo trova l'uomo completamente sfebbrato ed il redivivo spiaccicato su una pila di tre cuscini, sudaticcio e col fiato grosso di chi ha praticamente dato un'occhiata all'aldilà, dice alla moglie con voce flebile e stanca, stavolta me la sono vista proprio brutta. Ma le amare esperienze della santa donna non finiscono qui. Succede che qualche volta il cataplasma prenda veramente un raffreddore o un'influenza o una tonsillite, tutte celebri malattie contagiosissime.
Non stiamo a descrivere le scene strazianti delle quali si fa protagonista il perfido uomo quando è certo di essersi beccato davvero l'influenza. In questo caso c'è un test infallibile per riconoscere il marito cataplasma normale dal marito cataplasma carogna. Pur non potendo dire che il normale si chiude in un doloroso mutismo dal momento che i suoi lamenti di uomo cui l'influenza non accorda che poche ore si sentono anche a 3 pianerottoli di distanza, tuttavia siamo disposti a riconoscere che esso almeno i suoi virus se li tiene per sé. Il marito cataplasma carogna, invece, non appena sa di avere la tonsillite influenzale, abbranca la moglie e pretende che la malcapitata gli stia vicino per fargli le carezzine. Ogni tanto suona «Bacino, bacino, maritino malatino». E quando la povera donna tenta almeno di svicolare sul bacio in fronte, il perverso l'afferra e «Sgnac!» le dà un bacio a cavatappi sulla bocca, seguito magari da uno starnuto tutt'altro che trattenuto. Occorre forse aggiungere che quando ha finalmente attaccato la malattia alla moglie e lui ne è già fuori, è così vigliacco che non entra più neanche in camera e dorme sul divano del soggiorno? Ma è chiaro che si tratta di delicatezza d'animo. Lo fa unicamente per non disturbarla. Mm-hmm.
tutti più presto dei calcolatori elettronici tuoi. Secondo me era meglio che riusciva a imbizzare nel Banco di Napoli. Mamma, ma non ti preoccupare, vedrai che mi troverò benissimo. E quanto costano questi calcolatori che devi vendere? Ci sono tanti modelli diversi e poi quasi sempre queste macchine non si vendono, ma si fittano. Si fittano? E quando è questo fitto? Possono costare poche, molte, a seconda del modello, per esempio 1 milione o anche 10 milioni al mese. Gesù, 10 milioni al mese, anime del purgatorio! E chi vuoi che se le piglia queste macchine, figlio mio bello? Tu comunque ricordati di rimanere sempre onesto. Non dimenticare che il nostro Signore, che sta in cielo, tutto vede e tutto sa, sta là sopra, ci guarda e ci giudica. Fu così che con la raccomandazione di Sant'Antonio e con la guida funzionale di nostro Signore, incominciai a lavorare a Napoli. L'inizio fu particolarmente difficile. In effetti, eravamo nel 1961 e la clientela napoletana era ancora all'oscuro sulle possibilità della contabilità meccanizzata. Il termine informatica non era ancora stato inventato. Ingegnere, ma io non ho capito, mi diceva un probabile cliente. Voi dite che per ogni articolo che vendiamo dobbiamo per forza bucare una scheda. E chi la buca questa scheda? Venite voi qua e la bucate. Ma no, signore, vi sarà consegnata una macchina perforatrice, a mezzo della quale una vostra impiegata, opportunamente addestrata da noi, provvederà alla perforazione delle schede. Ah, ho capito. Ma ingegnere, scusate tanto, ma se noi dobbiamo bucare una scheda per ogni articolo che vendiamo qua, dopo un anno avremo tutti gli uffici pieni di schede bucate. E dove le mettiamo tutte queste schede bucate? E noi non abbiamo posto. No, ingegnere, secondo me queste macchine non sono adatte per noi. Queste cose vanno bene per i milanesi, i torinesi che fanno le automobili. E noi siamo un pastificio, vendiamo la pasta, i clienti vanno, vengono, si prendono la pasta e ci danno subito i soldi. Fatture non ne facciamo. E poi con i soldi che paghiamo gli operai e tutte le spese, alla fine quello che ci rimane, in grazia di Dio, lo dividiamo in famiglia e io e i miei fratelli. Insomma, diciamo che l'inizio fu molto difficile, ma gli anni passarono e piano piano anche l'industria napoletana familiarizzò con la nuova scienza. Oggi i tecnici napoletani non hanno niente da invidiare a quelli del nord, anzi, per alcune applicazioni si sono posti addirittura all'avanguardia in campo nazionale. Mia madre no. A lei rimase sempre una certa diffidenza per questo mestiere del figlio e per queste macchine mostruose che costavano 10 milioni al mese. Ad un certo punto poi le cose si complicarono ancora di più e fu quando fui trasferito da Napoli a Milano e da rappresentante commerciale divenne PRM. Pubbliche Relation Man. Spiegare a mia madre che cos'erano le pubbliche relazioni fu un'impresa disperata. Ma io non ho capito, diceva lei. Tu la mattina alle 9 vai a lavorare, apri il negozio e che fai? Mamma, io non devo aprire nessun negozio, devo solo facilitare e rendere migliori i contatti delle società con il mondo esterno. Hai capito? No. Giulia, stammi a sentire, intervenne come sempre mia zia. Quello, il ragazzo ero io, deve essere gentile e cortese con tutti. E lo pagano sempre. E come non lo pagano? Le pubbliche relazioni sono un'invenzione americana, importantissima. Il ragazzo, non appena riesce a vedere un cliente, lo piglia e gli dice: quando siete bella, andiamoci a prendere un caffè. E quanti caffè deve prendere in una giornata? Ma lui i caffè non se li deve mica per forza bere, li offre solamente. L'importante è che è sempre cortese, gentile con le persone. Ma perché prima non era cortese e gentile? Sì, ma adesso in maniera esagerata. Insomma, signori miei, non riuscii a far capire il lavoro delle pubbliche relazioni e d'altra parte era logico che così fosse dal momento che a Napoli le pubbliche relazioni sono sempre state fatte da tutti in forma completamente gratuita. E fu così che Nemo profeta in patria rinunciai a trovare un riconoscimento adeguato alla mia nuova professione. Ancora oggi, quando torno a Napoli, trovo enormi difficoltà a spiegare che cosa faccio alle persone che mi vogliono bene. Per esempio, proprio l'altro giorno sono andato da Don Pasqualino. Sì, Don Pasqualino, barbiere a domicilio, venditori di oggetti di antiquariato, idraulico con l'aiuto di Dio. E lui, mentre mi insaponava il viso, mi ha guardato e mi ha chiesto: «Uè, ingegnere, ma voi siete un ingegnere di quelli che fanno i palazzi.
Ma no, don... bellissima interpretazione da parte del quartetto Mandolino in Classico. Abbiamo adesso due brani di Luciano De Crescenzo e sono Mia madre, che vi leggerà Fiorella Mezzetti, e L'arte della commedia, che sarà letta da Antonietta Iurilli. Concluderà la prima parte sempre il quartetto Mandolino in Classico, con due motivi napoletani che tutti voi conoscete. E poi avremo un piccolo intervallo di 5 minuti massimo e poi partiremo con la seconda parte. Grazie. Mia mamma nacque quando l'Unità d'Italia non aveva ancora compiuto 20 anni. Nella mia casa i miei genitori e soprattutto i miei nonni parlavano esclusivamente in napoletano. Per tutta la mia famiglia, per esempio, prendere un aereo equivaleva ad un tentativo deliberato di suicidio. Dico questo perché il lettore possa comprendere a quali difficoltà andai incontro il giorno che, laureatomi in ingegneria, decisi di impiegarmi nel campo dei calcolatori elettronici. Il primo problema fu quello di comunicarla a mia madre. «Mamma, ho trovato il posto!» «Oh, bravo, chi è lo figlio mio, bravo, hai visto? Quello è stato Sant'Antonio, che ti ha aiutato. Io sono anni che prego a Sant'Antonio, gli dicevo, Sant'Antonio, quello il ragazzo sta studiando perché si vuole laureare, ma la paura mia è che dopo laureato nessuno se lo piglia. Sant'Antonio, noi abbiamo sbagliato, con questa ingegneria. Era meglio che lo facevamo ragioniere, che così si trovava un posto in una banca, una cosa tranquilla, e non ci pensavamo più. E invece Sant'Antonio ci ha fatto la grazia. Uè, tu, mo, belle mamma, devi subito andarti a fare una bella comunione di ringraziamento a Sant'Antonio, hai capito? E dimmi, dove l'hai trovato questo posto? All'IBM. Ma è una cosa sicura. Io non l'ho mai sentita nominare. Giulia, intervenne mia zia, più giovane di mamma e quindi molto più informata. Ma tu non capisci proprio niente. Oggi gli elettrodomestici sono di moda. C'è stato il marito della signora Sparano che con un negozietto da 3 soldi si è fatta un patrimonio. Tengono la Mercedes, la governante e fanno la villeggiatura a Ischia. Ma che elettrodomestici? Io lavoro con i calcolatori elettronici. Mamma, i calcolatori non sono elettrodomestici. Sono macchine perfettissime e potentissime, capaci di fare migliaia di operazioni in un solo secondo. Tu ti dovessi far male. Mamma, ma quale male? Io lavoro nel settore commerciale, quello che si occupa della vendita e del noleggio di questi calcolatori. Figlio mio, io non ti voglio scoraggiare, ma tu chi vuoi che se li compra questi calcolatori qui a Napoli che non abbiamo niente da calcolare? Tutte le grandi aziende hanno bisogno di calcolatori, mamma. Ma per fare che cosa? Ma come per fare che cosa? Ma per la contabilità aziendale. Pensa a tutti i conti che debbono fare le banche, a tutti gli stipendi, alle paghe che si debbono fare nelle industrie, al comune di Napoli. Ehi, ma ti pare a te che con tutta la gente disoccupata che c'è qui a Napoli, quelli si vanno a comprare le macchine tue? Secondo me queste industrie sai che fanno quando dovranno fare i conti?
Si chiameranno tutti i disoccupati che stanno a Napoli e ci daranno una moltiplicazione a testa. E poi ti faccio vedere se i disoccupati napoletani non riescano a... Io mi occupo di calcolatori elettronici, sto all'IBM. Momento di pausa. Poi bonariamente mi ha detto: e va buon ingegnere, ma mo non ci pensate. A voi che ve ne importa, pensate alla salute. Signor, dovete fare un altro biglietto. E perché devo fare un altro biglietto? Per il ragazzo. Quale ragazzo? Questo qua, questo che sta vicino a voi. E voi me lo chiamate ragazzo? Quello non tiene nemmeno 9 anni. È una creatura. Signor, sarà una creatura, ma siccome è una creatura alta più di 1 metro, deve fare il biglietto se vuole viaggiare sull'autobus. Ma qua più alta di 1 metro è più alta di 1 metro, fatemi il piacere. Quello non sarà nemmeno 70 centimetri. Signor, ho capito, questa mattina voi vi siete alzata con la voglia di scherzare. Il ragazzo, il bambino, la creatura, chiamatela come volete voi, passa con la testa la sbarra di ferro apposita, posta all'altezza di 1 metro, e quindi deve fare il biglietto. Ma tu vedi che guai si passano, oh Gesù, Gesù, quello è sempre stato più basso di 1 metro. Ma non lo vedete che il ragazzo si è messo sulla punta dei piedi e che perciò sembra più alto? Risponde la signora, ponendo con forza una mano sulla testa del figlio e premendo fino a fargli abbassare la testa al di sotto della sbarra. Ecco, la te cicci! Adesso basta, signor. E che vi siete messi in testa? Qua noi il parlare lo teniamo per fatica. Il ragazzo o fa il biglietto o scende da sopra all'autobus, avete capito, sì o no? E voi terreste il coraggio di lasciare una creatura sola in mezzo alla strada? E che fosse la mia creatura? E che vi devo dire? E scendete pure voi. Io? Io ho fatto il biglietto. Durante tutta la discussione l'autobus non si è mai mosso. È fermo con le porte aperte in attesa che si chiarisca se il bambino deve o non deve fare il biglietto. Ma in che razza di paese mi trovo? Protesta un signore dal chiaro accento settentrionale. Lei, dice rivolto al conducente, si decide a partire, sì o no? E lei, signora, lo sa che qui c'è gente che lavora? Non possiamo mica aspettare tutti che si convinca a sborsare 50 lire per un biglietto. Anzi, sa che cosa le dico? Ecco le 50 lire e faccia il biglietto a suo figlio. Ma chi sto che io conosce? Grida intanto la signora indicando il milanese. Mi fa il biglietto lui a me, dice rivolta ai presenti. Ma tu vedi quanta confidenza! Io, se voglio, lo riempio di biglietti. Poi, rivolta verso il signore, avete ragione che qua non ci sta mio marito e che io sono una povera donna sola contro tutti questi uomini, altrimenti non avete idea di dove ve le mettevate queste 50 lire.
Oh Gesù, Sant'Anna e Maria, ma tu vedi che si passa per un fetentissimo biglietto. E va bene, signor, grida il conducente dal suo posto di guida. Avete ragione voi, però la prima guardia che incontro vi faccio vedere se scendete o no dall'autobus, volete o non volete. Detto questo, il conducente chiude le porte e sta per partire, quando viene fermato da un coro di proteste di quasi tutti i passeggeri. Fermate, fermate! Ma che altro c'è? Chiede il conducente. E noi eravamo saliti solo per sentire. Ecco, la seconda parte inizierà con Scherzetto di Čechov e sarà letto da Stefania Di Micheli. Seguirà Adamo ed Eva di Mark Twain, letto da Fabio Fiore e Marinella Montanari. Il quartetto Mandolino in Classico concluderà la serata. Grazie. Pomeriggio invernale. Il gelo è compatto, scricchiola, e a Nadenka, che mi tiene a braccetto, si coprono d'una brina argentea i riccioli delle tempie e la peluria sopra il labbro superiore. Stiamo su un alto poggio, dai nostri piedi fino al suolo si stende un piano in pendio nel quale il sole si guarda come in uno specchio. Accanto a noi, piccole slitte rivestite di panno rosso vivo. Scivoliamo giù, Nadenka Petrovna, supplico io, una volta soltanto. Vi assicuro che rimarremo sani e salvi. Ma Nadenka ha paura. Tutto lo spazio delle sue piccole soprascarpe al termine del poggio ghiacciato le sembra una terribile voragine, smisuratamente profonda. Le manca il fiato e le si ferma il respiro quando guarda in basso, quando le propongo solo di salire nella slitta. Oh, ma che sarebbe mai se si arrischiasse a volar giù nella voragine? Morrebbe, impazzirebbe. Vi supplico, dico, non bisogna avere paura. Capitelo, questa è pusillanimità, è viltà. Nadenka cede, infine,
ed io vedo dal suo volto che cede al rischio della vita. Io la faccio sedere pallida, tremante nella slitta, la cingo con il braccio e insieme con lei mi precipito nell'abisso. La slitta vola come un proiettile, l'aria solcata ci percuote in viso, urla, fischia negli orecchi, ci morde, ci pizzica dolorosamente dalla rabbia, vuole strapparci la testa dalle spalle. Per la pressione del vento non sa la forza di respirare, sembra che il diavolo in persona ci abbia avvinghiati con le zampe e urlando ci trascini all'inferno. Gli oggetti circostanti si fondono in una lunga striscia che fugge impetuosamente. Ecco, ecco, ancora un attimo e pare che saremo perduti. Io vi amo, Nadia, dico io sottovoce. La slitta comincia a correre sempre più piano. L'urlio del vento e il ronzio degli strisci non sono più così paurosi. Il respiro cessa di venire meno e noi, finalmente, siamo in fondo. Nadenka è più morta che viva, è pallida, respira appena. Io l'aiuto ad alzarsi. Per nulla al mondo ci verrò un'altra volta, dice guardandomi con occhi dilatati, pieni di sgomento. Per nulla al mondo, per poco non sono morta. Dopo un po' di tempo ella torna in sé e già mi guarda interrogativamente negli occhi. Sono stato io a dire quelle quattro parole o le è solo sembrato di udirle nel frastuono del turbine? Ed io sto accanto a lei, fumo e osservo con attenzione il mio guanto. Ella mi prende sotto braccio e noi passeggiamo lungo attorno al poggio. L'enigma infine di provare. Si potranno udire quelle stupefacenti, dolci parole quando io non ci sono? Vedo com'ella pallida, con la bocca aperta dallo sgomento, sale nella slitta, chiude gli occhi e, detto addio per sempre alla terra, si muove dal posto. Zzz, ronzano gli strisci. Se Nadenka senta quelle parole, non lo so. Vedo soltanto com'ella si alza dalla slitta debole, esausta. E lo si scorge dal suo volto. Ella stessa non sa se abbia udito qualcosa o no. La paura, mentre scivolava giù, le ha tolto la capacità di udire, di distinguere i suoni, di capire. Ma ecco che giunge un primaverile mese di marzo. Il sole si fa più carezzevole, il nostro monte di ghiaccio scurisce, perde il suo splendore e si scioglie infine. Smettiamo di scivolare. La povera Nadenka non può più udire in nessun luogo quelle parole, né c'è alcuno per pronunziarle, poiché vento non se ne sente. Ed io mi accingo ad andare a Pietroburgo, per molto tempo, probabilmente per sempre. Una volta, prima della partenza, un paio di giorni avanti, sono seduto al crepuscolo nel giardinetto e dal cortile in cui abita Nadenka, questo giardinetto è diviso da un alto steconato fissato con chiodi. Fa ancora piuttosto freddo, sotto il concime c'è ancora la neve, gli alberi sono morti, ma già odora di primavera e preparandosi al riposo notturno gridano rumorosamente le gracchie. Io mi avvicino allo steconato e guardo a lungo per una fessura. Vedo come Nadenka esce sul terrazzino e fissa un triste, angosciato sguardo nel cielo. Il vento primaverile le soffia diritto sul pallido volto abbattuto. Le ricorda quel vento che ci urlava allora sul poggio, quando ella udiva quelle quattro parole, e il suo viso si fa mesto e per la guancia le scivola una lacrima. E la povera fanciulla tende tutte e due le mani come pregando questo vento di recarle ancora una volta quelle parole. Ed io, dopo aver atteso che soffi il vento, dico a mezza voce: io vi amo, Nadia. Dio mio, che cosa avviene di Nadenka? Ella manda un grido, sorride con tutto il volto e tende incontro al vento le mani, gioiosa, felice, così bella. Ed io vado a far le valigie. Questo è stato ormai da un pezzo.
Adesso Nadenka è già maritata. L'hanno sposata o se è sposata, fa lo stesso, al segretario del Consiglio Nobiliare di Tutela. Ed ora ha già 3 bambini. Come noi un tempo andavamo insieme allo sdrucciolo e come il vento portava fino a lei le parole «Io vi amo, Nadenka», ella non l'ha dimenticato. Per lei adesso è questo il più felice, il più commovente e bel ricordo della vita. E a me, ora che mi sono fatto più vecchio, riesce ormai incomprensibile perché dicessi quelle parole e a che scopo scherzassi. Evidentemente non le dà pace. Sono state dette quelle parole o no? Sì o no? È una questione di amore proprio, di onore, di vita, di felicità. Una questione importantissima, la più importante del mondo. Nadenka, impaziente, malinconica, mi getta occhiate in viso con uno sguardo penetrante. Risponde a sproposito, sta a vedere se mi metterò a parlare. Oh, che giuoco su quel caro volto, che giuoco! Io lo vedo, ella lotta con se stessa, ha bisogno di dire qualcosa, di domandare qualcosa, ma non trova le parole, è a disagio, ha paura. La gioia gliel'impedisce. Sapete, ella dice senza guardarmi, che cosa? Domando. Andiamo ancora una volta giù, in slitta. Saliamo per una scala sul poggio. Di nuovo io faccio sedere la pallida, tremante Nadenka nella slitta. Di nuovo oliamo nella paurosa voragine. Di nuovo urla il vento e ronzano gli strisci. E di nuovo, al momento della più forte e fragorosa volata della slitta, io dico sottovoce, io vi amo, Nadenka. Quando la slitta si arresta, Nadenka avvolge con uno sguardo il poggio per il quale siamo appena discesi. Poi fissa a lungo il mio viso, tende l'orecchio alla mia voce, indifferente e impassibile, ed è là tutta, persino il manicotto e il cappuccio, tutta la sua figurina esprimono estrema perplessità, e sul volto le sta scritto: ma di che si tratta? Chi ha pronunziato quelle parole? Lui? Come solo parso di udirle. Questa incertezza l'inquieta, le fa scappare la pazienza. La povera fanciulla non risponde alle domande, si acciglia, è pronta a piangere. Non dovremmo andare a casa? Domando io. Ma a me piace questo scivolare, ella dice arrossendo. E se si facesse ancora una corsa? Le piace questo scivolare, ma intanto, salendo nella slitta, è pallida come le altre volte, a malapena respira dalla paura, trema. Scendiamo giù per la terza volta ed io vedo com'ella mi guarda in viso, sorveglia le mie labbra, ma io porto alle labbra il fazzoletto, tossisco e quando raggiungiamo la metà del poggio, faccio in tempo a pronunziare: io vi amo, Nadia. E l'enigma resta enigma. Nadenka tace,
pensa a qualcosa. Io l'accompagno dallo sdrucciolo a casa, lei cerca di andare più ad agio, rallenta i passi e aspetta sempre che io le dica quelle parole. Ed io vedo come soffre la sua anima, quanti sforzi la fa su se stessa per non dire: ma non è mica possibile che le abbia dette il vento, ed io non voglio che le abbia dette il vento. La mattina del giorno dopo ricevo un bigliettino. Se oggi andrete allo sdrucciolo, passate da me, Nadenka. E da quel giorno comincio ad andare con Nadenka quotidianamente allo sdrucciolo e, volando giù in slitta, pronuncio ogni volta sottovoce sempre quelle stesse parole. Io vi amo, Nadia. Ben presto Nadenka si abitua a questa frase, come al vino o alla morfina. Vivere senza di essa non può. Veramente volar giù dal poggio è pauroso come prima, ma ormai la paura e il pericolo conferiscono un particolare incanto alle parole d'amore, parole che come prima costituiscono un enigma e fanno languire l'anima. Sospettati di pronunziarle, siamo sempre noi due, io e il vento. Chi dei due le dichiara il suo amore ella non sa, ma ormai a quanto pare le è indifferente. Da qualunque vaso si beva è tutt'uno, purché si sia ebri. Una volta a mezzogiorno mi avviai allo sdrucciolo solo. Mescolatomi alla folla vedo che al poggio si avvicina Nadenka e mi cerca con gli occhi. Poi sale timidamente su per la scaletta. Oh, fa paura andar sola, oh, come fa paura. È pallida come neve, trema. Pare che vada al supplizio, ma va, va senza guardarsi indietro, risoluta. Evidentemente a gli faccia piacere avermi intorno, ed io adopero parecchie volte il socievole noi, perché sembra che l'esserci incluso lo lusinghi. La nuova creatura dice che si chiama Eva. Va benissimo, non faccio obiezioni. Dice che la devo chiamare così quando voglio che venga. Dice che lei è una donna. Cosa veramente un po' dubbia. Comunque, per me fa lo stesso. Non mi importa di quello che è. Se vuole starsene per conto suo, bene. E chiacchierare di meno, però. Ho visto Eva mangiare troppa frutta. Andremo presto in rovina, probabilmente. Andremo. Una parola sua, e adesso anche mia, a forza di dirla continuamente. Ho notato, a proposito di frutta, una cosa che mi ha colpito un poco. Ho sorpreso la nuova creatura che cercava di cogliere meli dall'albero proibito. Andiamo avanti veramente bene adesso e la nostra conoscenza diviene sempre più intima. Non cerca più di evitarmi, il che è un buon segno. Questo mi fa piacere e cerco in tutti i modi di rendermi utile per aumentare la sua considerazione nei miei riguardi. In questi ultimi giorni mi sono sobbarcata tutto il lavoro di dare il nome alle cose. Ciò è stato per lui un gran sollievo, perché poverino non è tagliato per queste cose. Così me ne è grato. È incapace di pensare un nome razionale, ma non gli faccio capire che mi sono accorta del suo difetto. Ogni volta che si fa avanti una nuova creatura, io le do un nome prima ancora che possa esporsi al rischio di un goffo silenzio. In questo modo gli ho risparmiato parecchi momenti di imbarazzo. Io non ho bisogno di riflettere neppure un momento. Il nome giusto mi viene immediatamente fuori, proprio come se fosse un'ispirazione. Senza dubbio lo è, e perché mezzo minuto prima non lo sapevo. E questa è veramente una sensazione piacevole. Ho sporcato tutta la proprietà con nomi esecrabili e cartelli offensivi. Di qui per le cascate, di qui per l'isola della capra, di qui per la grotta dei venti, eccetera, eccetera, eccetera. Dice che questo parco sarebbe un bellissimo ritrovo per l'estate se ci fosse una tassa d'entrata. Ritrovo, un'altra sua invenzione. Parole, 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 senza significato. Che cos'è poi un ritrovo per l'estate? Ma è meglio non chiederglielo. Ha una tale frenesia di dare spiegazioni che adesso si è messa in testa che io la devo smettere di andare alle cascate. Ma che male c'è?
Dice che è una cosa che le fa stare in pensiero. E domando perché. L'ho sempre fatto, mi è sempre piaciuto tuffarmi, sia per l'emozione che per il fresco che mi provocano. Immaginavo che le cascate servissero per questo. Non hanno nessun'altra utilità, secondo me. Lei dice che sono state fatte soltanto per il panorama. Bah, comunque sono andata alle cascate in una botte e non è stata ugualmente soddisfatta. Non riesco a capire cosa vuole. E poi mi sento troppo, troppo ostacolato in moltissime altre cose. Ho bisogno di cambiare aria. Sono scappato. Ho viaggiato per 2 giorni. Mi sono fabbricato un altro rifugio in un posto appartato. E ho cancellato tutte le mie tracce, meglio che ho potuto. Ma lei mi ha scovato. Per mezzo di una bestia che chiama lupo. Ma appena posso, fuggirò di nuovo. Il mio primo dispiacere. Sono sicura che mi sta evitando e che non desideri che gli parli. Non posso crederci perché a me piace stare con lui e sentirlo parlare. Come può essere maldisposto verso di me? Io non gli ho fatto niente. Ora sto qui, seduta allo stesso posto dove lo vidi la prima volta, quando non sapevo chi fosse ed ero del tutto indifferente nei suoi riguardi. Ma ora sento una grande tristezza ed anche le più piccole cose mi parlano di lui ed il mio cuore soffre tanto. Non riesco a comprenderne la ragione, perché si tratta di un sentimento del tutto nuovo. Non l'ho mai provato prima. È un mistero e non riesco a capirlo. Ieri? Maggiore curiosità per lui che per qualunque altro rettile. Se è un rettile, ed io suppongo che lo sia, perché ha i capelli arruffati, gli occhi azzurri e somiglia a un rettile. Per quanto potrebbe essere benissimo qualche altra cosa. In principio avevo paura di lui e scappavo ogni volta che lo vedevo in giro perché credevo avesse intenzione di darmi la caccia. Ma a poco mi sono accorta che cercava solo di andarsene. E allora non mi sono più sentita intimorita, anzi, sono andata io sulle sue tracce per parecchie ore, tenendomi a una 20 metri di distanza, cosa che lo rendeva nervoso. Alla fine si è arrampicato su un albero. Ho aspettato un bel po'. Poi ho rinunciato e me ne sono tornata a casa. Questa nuova creatura dai capelli lunghi mi sta sempre intorno. Gira continuamente, mi segue dappertutto. Non mi piace questa faccenda. Non sono abituato alla compagnia. Vorrei che se ne stesse con gli altri animali. E poi oggi è nuvolo. C'è vento d'est. Credo che avremo la pioggia. Avremo. Ma dove l'ho presa questa parola? Ah sì, adesso me lo ricordo. È questa nuova creatura che l'adopera. Per prepararmi alla pioggia mi sono costruito una capanna, ma non ho potuto starci in pace. Vi si è intrufolata la nuova creatura. Quando ho cercato di farla uscire, ha mandato fuori dell'acqua da quei buchi con cui guarda e si era asciugata con il dorso delle zampe. Poi ha cominciato a parlare. Non avevo mai sentito una voce umana prima. E ogni suono nuovo e strano che si insinua in queste solitudini piene di sogno mi ferisce l'orecchio e mi suona una nota falsa. Ho l'impressione che la mia vita non sarà più felice come prima. È andato di nuovo ad appollaiarsi su un albero. Riposa in apparenza, ma è certo un sotterfugio. Non può essere che sia interessato soltanto al riposo. Mi domando a che cosa serva costui. Non lo vedo mai fare nulla. Dimenticavo di dirvi una cosa bellissima. Ieri sera hanno riportato la luna e ne sono così felice. Ciò è stato molto onesto da parte loro. Poi
è scivolata via ed è scomparsa un'altra volta. Ma non c'è da preoccuparsi con dei vicini di questo genere. Certamente ce la rimanderanno di nuovo. Vorrei fare qualcosa per dimostrare loro la mia conoscenza. Mi piacerebbe mandare loro qualche stella, perché ne abbiamo più di quante ce ne possano servire. E voglio dire io, e non noi. Perché vedo benissimo che il rettile non si interessa affatto a questo genere di cose. Ha dei gusti molto volgari e non è gentile. L'ho sorpreso mentre disteso cercava di prendere dei pesciolini che giocavano nello stagno e ho dovuto tirargli dei sassi perché li lasciasse in pace. Mi domando se è per questo che lo hanno fatto. Non ha dunque un cuore? Non prova nessuna compassione per quelle povere creaturine? Un sassolino lo colpì dietro l'orecchio e ha usato il linguaggio. È stata una cosa che mi ha fatto sobbalzare, perché per la prima volta ho sentito parlare altri esseri. Non ho capito le parole, ma mi sono sembrate molto espressive. E da quando ho scoperto che sa parlare, ho provato un nuovo interesse per lui, perché a me piace parlare, parlo tutto il giorno, anche nel sonno. E ciò mi diverte, ma se avessi un altro a cui parlare, sarebbe molto più interessante. Che questo rettile sia un uomo, ormai ne sono sicura, e lo chiamerò così fin tanto che non scopra che sia qualche altra cosa. Da un po' di tempo gli sto girando intorno cercando di fare amicizia. Ho dovuto parlare sempre io, perché lui era riservato e sospettoso. Ora sembra... Ed ora Fabio Fiore e Marinella Montanari leggeranno una riduzione da Il diario di Adamo ed Eva, di Mark Twain. Sono arrivata ieri. Ho già quasi un giorno. L'unica sensazione che ho è quella di sentirmi come un esperimento. Sì, proprio come un esperimento. Anzi, sono convinta di essere un esperimento e niente altro. Ma se sono un esperimento, sono tutto l'esperimento? No. Credo proprio di no. Ne sono la parte principale, ma penso che anche il resto abbia la sua importanza. La mia posizione è sicura oppure no? L'istinto mi dice di vigilare. La vigilanza è il prezzo della supremazia. E questa è una bella frase, credo, per una persona così giovane. Oggi tutto sembra migliore di ieri. Per la fretta di finire ieri, i contorni delle montagne non erano stati ancora ben definiti ed alcune pianure erano così ingombre di avanzi e di macerie che il loro aspetto era molto sgradevole. Belle e nobili, le opere d'arte non dovrebbero essere fatte in fretta e questo maestoso e nuovo mondo è certo una bellissima e nobile opera ed è certo meravigliosamente vicino alla perfezione nonostante la brevità del tempo. Ci sono troppe stelle in taluni punti e troppo poche in altri. Ieri sera, per esempio, si è perduta la luna. È scivolata ed è caduta fuori dal panorama. È una perdita grandissima e mi si spezza il cuore al solo pensarci.
Bisognava fermarla meglio. Se solo potessimo farla ritornare. Ma naturalmente non sappiamo dove sia andata a finire. Del resto, chiunque l'abbia presa l'avrà nascosta. Lo so, perché farei anch'io così. Perché mi piace la luna. Perché è così carina. Così romantica. Vorrei che ne avessimo 5 o 6. Non andrei mai a letto, non mi stancherei mai di stare distesa sui prati a guardarla. Anche le stelle mi piacciono, sì. Vorrei prenderne qualcuna per appuntarmela tra i capelli, ma credo che non ci riuscirò mai. Sareste sorpresi di accorgervi di quanto siano lontane, perché non ne hanno l'aria. Quando sono apparse ieri sera, ho cercato di colpirne qualcuna con un palo, ma non ci sono arrivata, cosa che mi ha molto meravigliato. Così ho provato con delle zolle finché non mi sono stancata, ma non sono riuscita a raggiungerne neanche una. Forse dipende dal fatto che sono mancina e non so tirare bene. E così ho pianto un po'. Cosa naturale, suppongo, per una persona della mia età. Poco dopo mi sono accorta dell'esistenza di un altro esperimento. È passato come un'ombra a pochi metri da me, senza vedermi. Ho cominciato a seguirlo a una certa distanza per scoprire a cosa servisse, ma non l'ho capito. Credo si tratti di un uomo. Non ho mai visto un uomo, ma quello gli assomiglia proprio. Sono sicura che è così. Mi rendo anche conto che... Ma prima di concludere, volevo un attimo presentare il quartetto, che sicuramente avete notato che è un po' insolito. Abbiamo un mandolino anziché un violino. Ma non è stata una scelta, diciamo così, voluta per fare un qualcosa di particolare, nel senso di usare delle musiche e invece di mettere un violino mettere un mandolino. No, queste musiche che noi eseguiamo, a parte le canzoni napoletane che comunque appunto sono tradizionalmente eseguite con questi strumenti, con il mandolino appunto, il nostro repertorio, quello classico, è originale per questa formazione, quindi questa è una cosa, diciamo, molto particolare. Posso dire che non credo ci siano altre formazioni in Italia di questo tipo, stabili come noi, perché noi ci stiamo specializzando nell'eseguire musiche originali per mandolino ed archi. E abbiamo trovato diverso materiale. Queste cose che stiamo ascoltando questa sera sono le uniche cose edite. Abbiamo appunto dei quartetti di Hoffmann e di Giuliani. Adesso andremo ad eseguire l'ultimo brano, un quartetto di Hoffmann in re maggiore. In 4 movimenti, come il primo che avete ascoltato all'inizio della serata. Ci sarà un allegro, una romanza, un minuetto e un rondò finale. E niente, presento un attimo i musicisti, al violoncello Paola Cecconi, alla viola Alessia Ceccarelli, al violino Enrico Orlando, al mandolino Luca Mereu. E niente, qualsiasi curiosità, qualsiasi cosa volete sapere dopo, casomai, dopo il concerto, se avete così delle domande da farci, casomai dopo noi tanto saremo qui altri 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, adesso non so, e potete interpellarci così per qualsiasi cosa. Thank you.
Però è sempre meglio star soli che non essere ben accetti. Ma io devo avere una compagnia. Sono stata fatta per questo, credo. Sicché ho fatto amicizia con gli animali. Sono così cari ed hanno i sentimenti più gentili e più nobili del mondo e i modi più simpatici che io conosca. Non hanno mai l'aria severa, non vi fanno mai sentire di essere un'intrusa. E vi sorridono e agitano la coda e sono sempre pronti a fare un'escursione o a ruzzare o qualsiasi cosa voi vogliate proporgli. Forse dovrei ricordarmi che lei è molto giovane, una semplice ragazzina. Per cui va compresa. È piena di interesse, impeto, vivacità. Il mondo è per lei un incanto, una meraviglia, un mistero, una gioia. Tanto è la gioia quando scopre un nuovo fiore che sente il bisogno di carezzarlo. Il sentirne l'odore, di parlargli e di riempirlo di nomignoli affettuosi. E va pazza per i colori. Le rocce sono brune, la sabbia gialla, il muschio grigio, il fogliame verde, il cielo azzurro. Se potesse starsene calma e tranquilla di tanto in tanto, almeno 2 minuti, sarebbe uno spettacolo riposante. In tal caso penso mi piacerebbe guardarla, anzi ne sono certo, perché comincio a rendermi conto che è una creatura notevolmente graziosa. Agile, snella, leggera, di belle forme, piena di grazia, e una volta che si ergeva dritta, inondata di sole in una radura, con la giovane testa piegata lì indietro e la mano che le riparava gli occhi, intenta a seguire il cielo, il volo di uno stormo di uccelli, dovetti riconoscere che era proprio bella. L'altra notte non riuscivo a prendere sonno a causa di questo pensiero. Mi chiedevo per quale ragione fossi stata creata. Ma adesso credo che sto per scoprire i segreti di questo mondo meraviglioso. Sono felice e ringrazio colui che ci ha donato tutto questo. Quando mi guardo indietro, il giardino è come un sogno per me. Era bello, meravigliosamente bello, indicibilmente bello. Ed ora è perduto e non lo rivedrò più. Il giardino è perduto, ma io ho trovato lui e sono contenta. Mi ama con tutto l'amore di cui è capace ed io lo amo con tutta la forza della mia natura appassionata. E questo, credo, è conforme alla mia giovinezza e al mio sesso. Se chiedo a me stessa perché lo amo, non so dare una risposta, ma in realtà non mi importa di saperlo. Non è per i suoi modi fini e gentili che io l'amo. No, non è per questo, anzi, sotto questo aspetto presenta qualche manchevolezza, ma sta migliorando. No, non è per la sua abilità che io lo amo. Credo che sia innata in lui. E non capisco perché voglia nascondermela. Oh, per tutto il resto è franco e aperto con me. Non è per la sua sensibilità che l'amo. No, non è per questo. Ma allora perché io l'amo? Unicamente perché è un uomo, credo. In fondo è buono e io l'amo per questo, ma potrei amarlo anche se non lo fosse. Eva è molto bella. Ed io l'amo per questo e l'ammiro e sono orgoglioso di lei, ma potrei amarla anche senza questa qualità. Se fosse brutta, l'amerei lo stesso. Sì, credo di amarla unicamente perché è la mia donna. Non c'è altra ragione, suppongo. Credo proprio che l'amore non sia un prodotto del ragionamento. Nessuno sa da che cosa derivi. E non si può spiegare. E non ce n'è bisogno.
È caduta nello stagno. O meglio, ci si è buttata. Stava sul punto di soffocare e si è accorta che era una cosa un po' scomoda. Ha cominciato a gridare: aiuto! Aiuto! Beh, non potevo far finta di niente. Sono andato a ripescarla e così mi sono sentito obbligato di portarla nel mio nuovo rifugio. Beh, se devo essere sincero, l'ho fatto anche con un certo piacere. L'altra sera mi ha confessato che è stata fatta con una costola del mio corpo. Cosa che per me è un po' dubbia. Io non ho perso nessuna costola. Quello che ora mi preoccupa maggiormente, però, è che ha stretto amicizia con un serpente. Cioè, gli altri animali sono contenti perché li tormentava di continuo. Anch'io sono contento perché il serpente parla. E questo mi permette di riposarmi. Lei dice che il serpente le consiglia di provare il frutto di quell'albero e dice che il risultato sarebbe una bella, grande e nobile istruzione. Io le ho detto che ci sarebbe stato anche un altro risultato, quello di introdurre la morte nel mondo. È stato un errore. Sarebbe stato meglio che avessi tenuto per me quell'osservazione. Non è servita che a darle un'idea. Poteva salvare un avvoltoio che era ammalato e fornire della carne fresca ai leoni e alle tigri. Le ho consigliato di tenersi lontana dall'albero, ma lei ha rifiutato. Prevedo dei guai. E i guai non sono tardati ad arrivare. Circa un'ora dopo il levar del sole, mentre cavalcavo attraverso una pianura fiorita dove migliaia di animali pascolavano, sonnecchiavano o giocavano tra di loro, tutto ad un tratto esplosero in una tempesta di spaventosi rumori. In un attimo la pianura fu invasa da un'emozione frenetica e ogni animale saltò addosso al suo vicino. Sapevo cosa significava. Eva aveva mangiato quel frutto e la morte era entrata nel mondo. Le tigri mangiarono il mio cavallo e avrebbero mangiato anche me se non vi fossi rimasto lì. Ora ho trovato questo posto fuori dal parco e ci sono stato abbastanza comodo per qualche giorno, ma poi lei mi ha ritrovato. In realtà non mi è dispiaciuto che sia venuta, perché ci sono soltanto poche cose. Lei ha portato un po' di mele. Sono stato costretto a mangiarle. Avevo tanta fame. Era contrario ai miei principi, ma penso che quando uno ha fame non deve pensare a queste cose. Poi lei è venuta tutta drappeggiata di rami e foglie d'albero e quando gli ho chiesto che cosa intendeva con quella sciocchezza ho cercato di levargliele. Si è messa a ridacchiare ed è diventata rossa. Non avevo mai visto una persona ridacchiare e arrossire prima. Mi è parsa una cosa un po' sconveniente e idiota. Lei disse che presto avrei capito anch'io. Era esatto. Infatti poco dopo ho sentito il bisogno di rivestirmi dei rami e delle foglie che avevo gettato via. Poi siamo andati nel posto dove c'era stata la lotta tra le bestie inferocite. Abbiamo raccolto alcune pelli. Sono riuscito a farle mettere insieme un paio di completi adatti per le grandi occasioni. Trovo che lei sia un'ottima compagna. Credo che mi sentirei abbandonato e depresso senza di lei ora che ho perduto la mia proprietà. Ah, un'altra cosa. Dice che ci hanno ordinato di lavorare per vivere, d'ora in poi. Lei mi sarà utile. Io sovraintenderò. Per tutta la mattinata ho lavorato per migliorare questo posto. A mezzodì ho smesso e mi sono presa un po' di svago, correndo tutt'attorno insieme alle api e alle farfalle e trastullandomi con i fiori, quelle stupende creature che rubano il cielo e il sorriso di Dio per offrirlo a noi. Ne ho raccolti parecchi e li ho intrecciati in corone e ghirlande e me ne sono vestita. Poi mi sono seduta all'ombra ad aspettare. Ma lui non è venuto. Non importa. Sarebbe stato comunque peggio. A lui i fiori non interessano. Dice che sono robaccia e non riesce a distinguerli l'uno dall'altro, credendo così di mostrarsi superiore. L'ho rivisto per un momento verso il tramonto. Speravo che mi avrebbe lodato per il fatto che avevo lavorato sodo per migliorare il posto dove ora viviamo, ma lui non era soddisfatto. E se n'è andato, lasciandomi lì. A me non va di stare tanto tempo senza vedere.
Grazie.